E pensare che questa settimana ero proprio stato bravo. Ho girato un sacco di video, un sacco di materiale, di tutte le cose che ho fatto, quasi tutte. Tutti i martedì ho un corso di scuola lavoro. Ma non le userò. Perché a metà settimana ho cambiato idea. L'idea nel vlog di questa settimana era di parlarvi dei sogni. E vorrei cogliere l'occasione per parlare di sogni questa settimana. Ma giovedì ho cambiato idea, perché finalmente mi sono deciso a fare una cosa che volevo fare da tantissimo tempo e che non trovavo il tempo, o forse il coraggio, di fare. Sono andato in soffitta a recuperare quelle vecchie scatole ammuffite con dentro tutte le foto dei miei nonni, dei miei genitori e anche le mie di quando ero piccolo. Insomma, mi sono trovato a fare un vero e proprio viaggio nel tempo. E sono tornato indietro fino a 70-80 anni fa. In realtà sono andato a spulciare quelle foto perché cercavo le mie prime foto scattate con la mia prima reflex analogica, proprio per parlare dei miei sogni. Ma guardando quelle vecchie foto, quelle centinaia di vecchie foto ingiallite, mi sono tornati in mente un sacco di ricordi, un sacco di emozioni. Mi sono ricordato di persone conosciute durante i miei viaggi, di cui la mia testa non conservava assolutamente nessun ricordo, nessuna faccia. È incredibile come una semplice foto sfocata possa farti tornare indietro ad un preciso istante, in una precisa situazione, con una precisa persona. E se non avessi scattato quelle foto, e se non avessi conservato quelle foto, se non le avessi mai ritrovate, se non avessi potuto rivedere quelle persone con le quali ho viaggiato, con le quali ho condiviso aneddoti incredibili, avventure assurde, probabilmente non mi sarei ricordato più di loro, o sicuramente non di tutti loro. Probabilmente non mi sarei ricordato di tutte le loro facce, i ricordi. Alcuni ricordi sono eterni, non mi dimenticherò mai il primo bacio, o quando sono naufragato e sono morto per un bel po' di ore. E nonostante quello, per fortuna sono ancora vivo. Non dimenticherò mai la prima volta che ho visto mia moglie. Ma invece molti altri ricordi, piano piano, si sbiadiscono nel tempo e nel tempo si perdono. Per questo sono sempre stato affascinato dalla fotografia, dalla possibilità di fissare un certo momento nel tempo, per sempre. È questo il vero potere della fotografia. E allora fai una cosa, vai in cantina, vai in soffitta, vai nello stanzino, non so dove tieni quelle scatole ammuffite, ingiallite, piene di quelle foto ancora più ingiallite, ancora più ammuffite. Quelle foto quadrate, in bianco e nero, sfocate magari. Vai, prendile, riguardale magari con i tuoi genitori e chiedi ai tuoi genitori: ma chi sono queste persone? Ma dov'era questo posto? Oppure rivivi i momenti in cui eri a scuola, all'asilo, la foto di classe. Una volta che le hai guardate, fai un passo in più, fai la pazzia, fai la follia che ho fatto io. Prendile e con tantissima pazienza, importala nel PC e facci un bel fotolibro. Raccogli i tuoi ricordi in un unico posto e sfogliando quel libro ritroverai tutti i tuoi ricordi e nei tuoi ricordi tutti i tuoi sogni. Bene, per vedere il risultato finale dovete aspettare la settimana prossima, quindi vi consiglio di guardare il prossimo vlog, sempre che il libro sia arrivato per tempo. Nel frattempo, ciao!